eccoci ben trovati con tutti i figli di Campanaro, l'appuntamento con la pallacanestro, l'appuntamento che in questo caso precede una sfida importantissima per la Bermè Viola Reggio Calabria. Domenica si gioca in casa, si ritorna al Pallacalafiore per ospitare l'FMC Ferentino. Abbiamo in linea in collegamento il coach dell'FMC, Luca Anzaloni, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, voi forse non lo sapete, però lontano dai microfoni stavamo parlando di un poster che era nella mia cameretta nel 1987, perché Luca Anzaloni era uno dei componenti di quella viola marchiata standard di tanti e tanti anni fa. Poi ci ritornò e parleremo anche di questo. Una sfida speciale, coach. Sì, una sfida speciale perché per me Reggio Calabria sono ricordi bellissimi, ricordi appunto di tempi che furono, ma molto importanti. Pensa che per me è stato il mio primo anno fuori da casa, fuori da Bologna. Io venivo dal settore giovanile Virtus e mi ritrovai a giocare a Reggio Calabria in quella stanza in A2 con dei giocatori effettivamente, come ricordavamo prima, noi due c'erano Ius Campanaro, Massimo Bianchi che adesso è lì come allenatore, ma poi insomma giocatori che sono diventati di caratura nazionale, come Donato Avegna, come anche Stefano Atrui al tempo, Gustavo Tolotti, insomma, per me sono ricordi. Tra l'altro con Gustavo e Donato eravamo in casa assieme quell'anno e fu un'esperienza unica dal punto di vista sia del basket che di vita. Torniamo al 2016, è una viola che occupa un posto nel playout, posto che non fa assolutamente piacere. Come sta la tua Ferentino e che gara ci dobbiamo aspettare? Allora, la mia Ferentino sta che, allora se, non so se vabbè, il percorso è stato che io mi ritrovo a fare l'allenatore, il capo allenatore, in realtà in partenza ero assistente di questa squadra. Sì, lo sappiamo mi benissimo. Mi sono ritrovato in questa situazione perché avevamo avuto un momento un po' di difficoltà e quindi insomma adesso ci troviamo così. Le ultime partite sono state effettivamente per noi positive. Però come abbiamo visto tutti quanti, il campionato nel nostro girone soprattutto di A2 è estremamente equilibrato. C'è stato due partite fa che le ultime quattro, tra cui anche Reggio Calabria, hanno vinto contemporaneamente, quindi è tutto di un equilibrio proprio unico, pazzesco, direi, pazzesco. E quindi sì, e quindi quindi noi siamo, direi, per quelli che sono i risultati, in buono stato di forma, però Reggio Calabria è una squadra di potenziale non dai posti che occupa, e di sicuro tra le due squadre, tra noi e Reggio Calabria, non c'è assolutamente la differenza che possiamo vedere in classifica. Possiamo far stare tranquilli tutti gli appassionati del basket italiano. Ho letto il sito di Ferentino, ci sono notizie confortanti per Massimo Bulleri, dico bene? Per Massimo Bulleri sì, per fortuna questa settimana ce l'abbiamo avuto di nuovo a disposizione per gli allenamenti, e quindi se continuiamo così ancora questi giorni sarà di in rientro proprio nella partita con Reggio Calabria. Per noi è una buona notizia, per Reggio Calabria lo scopriranno con la partita. Coach, non ti fa un po' strano essere ospite a tutti i figli di Campanaro? effettivamente sì, ma allora aspetta, il titolo è scelto, è dedicato per Marco, sì, sì, sì. Per quale motivo? No, vabbè, è simbolico, anche perché si va a ricollegare al titolo del calcio, che tutti i figli di Pianca, dedicato al centravanti della regina degli anni che furono. Ah, okay. Serviva un testimonial, e penso che il buon Mark assolutamente incarna la perfezione. Che ricordi porti con te di questo giocatore? Come? Che ricordi porti con te di questo giocatore? Ripeto, per me, allora, i ricordi sono meravigliosi. Per me era
catapultarmi in un mondo assolutamente sconosciuto. Mi ritrovai con adesso è abbastanza normale giocare con tanti americani in A1. Una volta si avevano i due americani. In realtà Reggio Calabria era un mondo un po' a parte, perché appunto c'era Mark che sbilanciava la situazione dalla parte degli americani. Poi c'era Massimo Bianchi che si era allineato alla perfezione a questo, a questa tendenza. Di conseguenza la base era americana, ma in tutto e per tutto, in usi e costumi, perché c'era la base di Gambarie che riforniva di generi alimentari tutti gli americani, eccetera, eccetera, eccetera. E io mi ritrovai che Mark era un po' diciamo il papà di tutti quanti, noi ragazzini, e quindi anche, non nascondo che anche a guidarci nelle serate un po' così trasgressive, diciamo. Sì, quindi sì. Mark è stato unico per questo. Insomma, al palazzetto ritroverai Massimo Bianchi nel ruolo di assistente allenatore e Kim Hughes, allenatore specialistico arrivato dalla NBA dopo un'esperienza che è durata più di 20 anni nel mondo della NBA. Lui sta collaborando con la Viola di oggi. Che cosa ne pensi della Viola di oggi, di questa squadra che insomma è attualmente un flop e ha tanta voglia di riemergere? Allora sì, la voglia di riemergere si nota chiaramente nel non rimanere di sicuro passivi e in attesa di eventi, ma di cercare in tutti i modi delle soluzioni per ottenere quei risultati che magari sono stati un po' altalenanti. Mi sembra che purtroppo per la Viola non ci sia stata l'alchimia giusta fin dall'inizio e dopo, un po' per i regolamenti che ci sono e un po' perché in corsa è difficile effettivamente trovarla l'alchimia, e probabilmente questo non si è mai innescato. A proposito di regolamenti, ti interrompo perché per colpa tra virgolette della Viola il regolamento funziona così, perché tantissimi anni fa, dopo un'estate tragica per certi versi, emozionante per altri versi, la Viola si ritrovò su tutte le pagine dei principali quotidiani nazionali. Si parlava di Sabonis, venne Carlton Myers a Reggio, Carlo Recalcati. Era un sogno, 3.500 abbonamenti in 2 giorni e mezzo e poi svanì tutto, il cosiddetto ciclone barbaro. A quel punto i volenterosi rimasti a Reggio Calabria decisero di comporre in un amen una squadra fatta d'orgoglio, fatta per rimanere in piedi e salvaguardare il titolo sportivo. E devo dire che dobbiamo ringraziarti anche per questo, Luca Anzalone. Tu eri uno della truppa, insomma. Sì, in realtà. Cioè a me, chiaramente, quando ho sentito parlare della Viola in queste condizioni, è chiaro che mi si è acceso un po' una stufina nel cuore. Però c'è anche da dire che io ho avuto quell'anno tra virgolette la sfortuna di arrivare a inizio campionato senza squadra, e ci fu una chiamata a praticamente a 2 giorni dall'inizio del campionato contro Roma, esatto, contro Roma, dove ci fu il mio procuratore dell'epoca che mi disse guarda che c'è la possibilità di andare a cominciare con Reggio Calabria, che sono messi malissimo, però vogliono cominciare, le cose sembra che intanto cominciano, poi si vedrà come andrà a finire la cosa, vabbè. E ci trovammo direttamente, io andai giù in macchina e mi feci e ci trovammo direttamente a Roma, una squadra così di praticamente, non lo so come dire, scappati di casa, insomma, si così. Dice in italiano, esatto. Scappati di casa, sì. Esatto, è il termine giusto forse. E comunque c'era Massimo Bianchi che appunto era entrato in questo progetto e quindi c'era anche lui, e cominciamo. E chiaramente prendiamo una batosta incredibile, e poi per fortuna la partita seguente la facemmo, mi sembra, contro la Benetton in casa, proprio Reggio Calabria, sì. Una partita
splendida per quelli che erano i nostri mezzi, nel senso che veramente ci abbiamo messo della passione, dell'amore per la pallacanestro, per fare una partita decente, e quindi questo mi ricordo che venne subito riconosciuto da tutti i tifosi. Poi successe che io ricevetti la chiamata di Cantù, che era la squadra dove avevo giocato l'anno prima, e quindi Pino Sacripanti mi rivolle prendere, perché insomma sera alla fine vedevano che nelle rotazioni ci potevo stare, eccetera eccetera, e mi chiamarono a Cantù. E io sinceramente, in una situazione dove arrivò anche Tonino Zorzi, e in effetti i segnali erano già positivi, tant'è che la Viola si salvò quell'anno, arrivò a un passo dal playoff, a una partita dal playoff, esatto, con una partenza così, a un passo dal playoff. E in tutto questo però io feci la scelta in quel momento di tornarmene a Cantù, dove avevo giocato l'anno prima, e quindi abbandonai Reggio Calabria molto presto. Però credo che è sempre stato, sinceramente, io ho solo dei bei ricordi. Credo che quell'anno e quelle partite di quel gruppo di ragazzi amalgamati in 24 ore sia stato uno dei pochi esempi romantici di questa pallacanestro problematica. Dunque, onore a loro, a Luca Anzalone, c'è cioè a JJ Randazzo, Andrea Bona, Karolak, Raimicic, giocatori sconosciuti sulla carta tranne Luca, che davano l'anima per la causa. Credo anche la prima, Mark Mbaya, credo. No. Qualche partita dopo la fece, ed era un giocatore di un discreto livello. Mark Mbaya diventò un grandissimo giocatore in quella stagione. Probabilmente sì, e ricordo che c'erano anche tre under del vivaio, uno dei quali è Federico Lestini, ingaggio del Matera di qualche ora fa in Serie A 2, girone dell'Est. Esatto. Luca, sarà un piacere di trovarti al Palacalafiore, in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie, sarà un piacere per me anche rivedere Reggio Calabria e tutti i tifosi reggini. E ci vediamo al palazzetto, un abbraccio. Grazie, anche a voi. Era Luca Anzalone, coach dell'FMC Ferentino, prossimo avversario della Viola Reggio Calabria.